Oggi parliamo di algoritmi genetici e di come possiamo implementarli in Python. Ovviamente dovrei spiegare cosa sono gli algoritmi genetici, devo anche spiegare cosa sono i problemi di ottimizzazione e quindi iniziamo. Non voglio scendere molto nel formalismo, ma se volete approfondimenti ci farò un video a riguardo. In particolare un video di Under the Hood sui problemi di ottimizzazione. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti. Per farla breve, i problemi di ottimizzazione sono tutti quei problemi la cui soluzione ottimale è la risoluzione di un determinato problema. Come direbbe Giovizzi, mi spiego peggio. Esempio, trovare il percorso più breve tra due punti, determinare il prezzo ottimale di un prodotto mettendo in conto, che so, determinati fattori quali le spese di gestione, le spese del materiale, la logistica, le tasse, perché no? La spesa del personale. I problemi di ottimizzazione sono problemi che vengono affrontati matematicamente e, sempre per farla breve, ne esistono di due tipi principali. Quelli che hanno una forma chiusa e quelli che non ce l'hanno. Ma che sarà mai una forma chiusa? Semplice. Sono quei problemi di ottimizzazione la cui soluzione ottimale viene trovata applicando una semplice formula. Ma purtroppo esistono una svagonata di problemi di ottimizzazione senza una soluzione chiusa e quindi si applicano quelli che vengono definiti algoritmi di ottimizzazione e anche in questi casi ne esistono una svagonata per tutti i gusti. Gli algoritmi genetici sono una piccola porzione di software per problemi di ottimizzazione ispirati alla biologia e quindi andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Benvenuti e bello dei pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi parliamo di algoritmi genetici. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cos'è sta roba. Secondo me, per spiegare al meglio gli algoritmi genetici, è meglio partire con un esempio concreto, che poi alla fine è quello che farò praticamente a computer, utilizzando, come vi dicevo poco fa, Python. I più navigati di voi del canale si ricorderanno della mia serie di 7 linguaggi in 7 giorni, che poi sono diventati 8 linguaggi. E in quella serie io facevo vedere come risolvere un programma che permettesse di calcolare i punti del bowling in diversi linguaggi di programmazione. E infatti, per capire bene quello che faccio in questo video, vi consiglio di andarvi a recuperare il video di introduzione al corso di 7 linguaggi in 7 giorni, che è questo qua, poiché spiego nel dettaglio come vengono calcolati i punteggi del bowling e tra l'altro non è manco un video così lungo, quindi vi consiglio di andarlo a recuperare. Benissimo, siete tornati? Adesso possiamo riprendere. Ora, il problema che vi porto oggi è il seguente. Dato un punteggio, possiamo trovare la partita di bowling tale che porti a quel risultato, cioè possiamo trovare una sequenza di tiri che risulti nel punteggio voluto. E il problema che porto oggi è quindi questo e per risolverlo utilizzerò un algoritmo genetico piuttosto semplice. Non è nulla di complicato. Un algoritmo genetico si basa sul concetto di selezione naturale che venne introdotto da Darwin. E ci sta guardando mentre faccio questo video. Si ha una popolazione e questa popolazione viene fatta evolvere ad ogni generazione e i più forti restano mentre i più deboli periscono. So che è brutto da dire, ma purtroppo la natura è questa. Adesso prendiamo ognuno di questi tre elementi, cioè un individuo, l'evoluzione e la distinzione fra deboli e forti, che in inglese viene chiamato fitness. E vediamo a cosa corrispondono nel nostro esempio. Un individuo nel caso del bowling è semplicemente una partita di bowling. E ogni individuo ha un genoma, che nel nostro caso il genoma sarà rappresentato da una sequenza di frame. Si parte con un certo numero di individui, tutti inizializzati a caso. Quindi la prima cosa da fare è prendere per esempio 100 individui e a assegnare a ciascuno di loro dei tiri alla cazzo di cane. Ovviamente per il gioco del bowling, come vedremo poi nel codice, ci sono delle condizioni particolari per questo esempio specifico, perché un frame non può avere per esempio un valore più grande di 10, banalmente non possiamo avere due tiri in cui i due numeri casuali siano per esempio 6 e 7,
Inoltre, se abbiamo fatto uno strike a primo tiro, non abbiamo neanche un secondo tiro. E così via. Quindi nel caso del frame, sì, i frame vengono inizializzati casualmente, ma su condizioni di quello che accade comunque nel primo tiro di ogni frame. E come si faranno evolvere questi individui? Qua potrei parlare delle ore di questo argomento perché è molto vasto. Io ho implementato due modi che sono tra l'altro piuttosto semplici. Il modo numero uno è la mutazione. Il secondo modo è il crossover. Che cos'è una mutazione genetica? Beh, è molto semplice. Una parte del nostro genoma cambia così, a caso. E quello che faccio qua, in questo codice, è semplicemente prendere un tiro all'interno di un frame a caso e lo cambio. E di quanto lo cambio? Semplice. O lo aumento di uno o lo scalo di uno. Faccio infatti delle piccole variazioni. E il crossover che sarà mai? Beh, non è molto diverso da quello che facciamo noi umani quando facciamo le cose degli adulti. Non so se mi spiego bene. Prendiamo due individui della nostra popolazione e, come direbbe Barbascure, gli facciamo fare l'amore. Questo come viene implementato nel codice? Molto semplice. Prendiamo il DNA di genitore 1 e lo tagliamo in un punto a caso. Togliamo una parte e lo sostituiamo con la parte di genitore 2. Genitore 1, genitore 2. Mi ricorda qualcosa. Genitore 1, genitore 2! Ma la mutazione e il crossover, che vengono chiamati operatori genetici, li facciamo a tutti? No. Quello che si fa è che si seleziona un sottinsieme della popolazione. E io ho fatto la selezione del sottinsieme più scema che possa esistere. Ovvero prendo 10 individui a caso dalla popolazione e li faccio sottoporre a mutazione e crossover. Ma questi operatori accadono sempre? No, perché tutto viene fatto a caso. Accadono infatti con una certa probabilità. Io ho impostato per questi due operatori la probabilità del 50%. Questo non significa che se non si fa uno si fa l'altro. Per ogni operatore genetico, nel mio caso quindi, si lancia una monetina e si vede se abbiamo avuto successo. Quindi possono capitare i casi in cui un individuo viene fatto mutare ma non viene fatto accoppiare o viceversa. Ci possono essere casi in cui un individuo li faccia entrambi o peggio ancora. A un determinato individuo non succede niente, è stato proprio sfortunato ed è una cosa che potrebbe accadere, almeno nella mia implementazione. Ogni volta che uno di questi operatori viene applicato, non va a sostituire l'individuo o gli individui di partenza, ma bensì ne genera uno nuovo. Quindi, alla fine di queste operazioni, ci possiamo ritrovare con un numero di individui più grande di quello di partenza. Ma come facciamo a sapere quale di questi individui è migliore rispetto agli altri? Quello che facciamo è quello di calcolare la funzione fitness. Ricordiamoci che nel nostro caso un individuo è una partita di bowling, quindi possiamo calcolarne il punteggio. E la funzione fitness in questo caso è la distanza tra il punteggio dell'individuo e il punteggio obiettivo. Quindi più questa distanza è minore, migliore sarà la soluzione, quindi significa che ci stiamo avvicinando. Infatti, questo esempio del bowling è un classico caso di esempio di minimizzazione, perché noi vogliamo trovare quella soluzione che minimizza la funzione fitness. In questo caso specifico, che non si applica a tutti i problemi di ottimizzazione, il minimo globale lo si ha con lo zero, che significa che abbiamo trovato la partita con cui si ottiene quel punteggio obiettivo che noi volevamo trovare. Tuttavia, ci sono delle precisazioni da fare. Dato un punteggio obiettivo tipo 150, ci possono essere più partite che portano a quel risultato. Questo vuol dire che il nostro problema ha più di un minimo globale. Ma per quanto facciamo evolvere i nostri individui? Beh, possiamo mettere delle condizioni che vengono definite condizioni di terminazione. Io ne ho messe due. Fermati quando hai trovato un minimo globale, qualunque esso sia, oppure quando hai fatto 1000 generazioni, ovvero hai fatto evolvere 1000 volte tutta la popolazione. In questo caso si esce, quindi, dall'algoritmo genetico e probabilmente non abbiamo trovato una soluzione ottimale, ma una che si ci avvicina bene, che viene chiamata soluzione subottimale. Poiché tutto è fatto in maniera randomica, possiamo provare a far ripartire il programma nella speranza che, una volta fatto ripartire, trovi una soluzione ottimale.
Una cosa che non vi ho detto è che vi ricordate quando vi dicevo che una volta applicati gli operatori possiamo avere più individui di quelli che avevamo prima, perché una mutazione, un crossover, non va a sostituire individui di partenza, ma bensì ne genera di nuovi. E quindi cosa si fa in questo caso? Quello che si fa in questo caso è quello di ordinare la popolazione in ordine crescendo per la funzione fitness e prendiamo i primi 100, perché noi abbiamo stabilito che la dimensione della popolazione è di 100. Gli altri muoiono, cioè vengono scartati. Adesso vi faccio vedere degli esempi fatti al computer. Qua sto cercando la partita con un punteggio di 123 e una delle soluzioni che ho trovato è quella che vedete qua a schermo. Adesso faccio ripartire il programma diverse volte e vediamo che qua invece in questa run è diversa, seppur il punteggio è sempre uguale a 123. Ci sono delle partite cui soluzione è unica, tipo 300, perché nel bowling c'è un solo modo di fare 300 ed è quello di fare tutti strike. Come vedete qua a schermo, intanto il nostro programma non riesce a trovare una soluzione ottimale perché comunque raggiunge il limite di 1000 iterazioni, ma comunque si ci avvicina. E invece in altre volte addirittura ci riesce. Ovviamente per scrivere il codice di questo programma ho riciclato il codice per calcolare i punteggi del bowling, fatto qualche mese fa nel video in cui vi spiegavo Python in un'ora, che è questo qua. Tuttavia ho dovuto fare dei cambiamenti. Il metodo speciale getItem della classe Gamer restituisce solo i tiri dell'iesimo frame. Anche il metodo getFrame è stato cambiato perché anziché restituire un generatore, restituisce semplicemente una lista di frame. Ho aggiunto un metodo setItem che permette di impostare i tiri di un frame. Questa cosa non l'avevo fatto in precedenza perché il modo che avevo fatto quel codice era semplicemente per avere dei giochi del bowling in sola lettura, quindi non si potevano modificare i frame. Ho aggiunto il metodo speciale len che restituisce la lunghezza di una partita. Adesso qua qualcuno mi potrebbe dire che una partita ha sempre 10 frame. Stop! Sì, in effetti è vero, tuttavia mentre facevo questo programma ho fatto ovviamente dei macelli, in particolare con l'operatore di mutazione che mi faceva saltare dei frame e quindi volevo capire quando questo accadeva e volevo capire quando c'erano delle partite che avevo un numero di frame minore di 10. Quindi proseguendo con le modifiche che ho fatto, ho aggiunto questo metodo proprietà che mi restituisce il punteggio di una partita del bowling. Questo lo avevo completamente scordato nel video precedente, quindi l'ho aggiunto adesso. Ho aggiunto un metodo copy che mi permette di fare la deep copy dell'oggetto, per il resto credo che sia rimasto tutto invariato. Ovviamente pinguini, troverete qui sotto in descrizione il link al repository GitHub dove potete scaricare il codice in Python e potete giocarci pure voi. Il codice è stato fatto in modo che voi possiate implementare il vostro problema da risolvere con un vostro algoritmo generico. Basta estendere la classe individual e implementare gli operatori che possono essere di due tipi. Unari, come per esempio quella della mutazione, e binari, come per esempio il crossover. Anche queste sono state implementate con delle classi, che in particolare sono delle classi astratte, e quindi sbizzaritevi! Prima di concludere, vi rimando agli altri video che porto su questo canale, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un approfondimento sull'argomento. E fatemi sapere anche che tipo di approfondimento volete che faccia. Io pensavo a quello di spiegare cos'è un problema di ottimizzazione dal punto di vista formale, ma fatemelo sapere qui sotto se è qualcosa che vi possa interessare. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!